Un colpo veloce che gli ha fruttato un bottino di circa 30.000 euro più buoni pasti che erano presenti dentro la piccola cassaforte del supermercato Marbio Rospar di via Gubassi. A portarlo a segno nella notte tra domenica e lunedì sono state almeno due persone con il volto coperto. Secondo la prima ricostruzione della Polizia di Stato, che si sta occupando delle indagini, i malviventi, dopo aver forzato una delle porte che conducono al supermercato, si sono diretti verso gli uffici amministrativi. Qui, agendo del tutto indisturbati, hanno portato via la cassaforte che custodiva 30.000 euro e i buoni pasti. Non hanno dovuto rompere nulla, la cassetta di sicurezza appare infatti da indiscrezioni non fosse installata su una delle pareti dell'ufficio, ma si trovasse all'interno dei locali dell'amministrazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica alla ricerca di possibili indizi lasciati dai malviventi. Si analizzano anche i filmati ripresi dalle telecamere di videosicurezza presenti nel supermercato e anche quelli dei negozi vicini. Si cercano tutti gli elementi possibili che possano favorire l'identificazione dei responsabili del colpo.